Anche oggi è venuto a trovarci Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roata Chiusani. Ciao Beppe, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Dunque, cominciamo subito. Sabato e domenica si sono svolte ad Aosta le prove indoor valide per i campionati regionali cadetti di Valle d'Aosta e Piemonte. Naturalmente il Roata Chiusani era presente. Sì, era presente sia sabato che domenica, entrambe le giornate sono state molto buone, molto redditizie e i nostri ragazzi, in particolare appunto Giorgia Di Baudo, si è laureata campionessa regionale di salto triplo con un miglioramento anche non indifferente, è salita oltre gli 11 metri con 11,24, ma Giorgia ha fatto anche quinta nel lungo con 4,78, per cui è veramente brava. Bene anche la sua compagna di squadra, Deve Falcone, che è arrivata terza, sempre nel triplo, con 10,31, anche lei con il nuovo personale. Poi molti altri buoni piazzamenti. Ecco, Una trasferta redditizia, come hai detto giustamente. esatto. Domenica però si è svolta anche a Dronero la seconda edizione del Cross del Bersaglio, questa manifestazione valida come seconda prova CDS regionale, provinciale, individuale, assoluti. Esatto, il Roata Chiusani era già qualificato dallo scorso anno perché in base al piazzamento dell'anno prima i primi 20 hanno diritto già a partecipare, parliamo di assoluti, a quella che è l'anno dopo, però si corre sempre per il regionale, quest'anno abbiamo fatto terzi, non abbiamo più vinto come lo scorso anno, comunque, insomma il Roata era presente, in particolare da segnalare il quarto posto del presidente Luca Massimino che oltre ad essere presidente continua a correre. E andare anche forte. Bene anche Tommaso Crivellaro che rientrava dopo un infortunio che l'ha fermato tutto lo scorso anno, è arrivato nono. Grande il capitano Massimo Galliano, 14° e primo dei senior Master 40, impiazzati ancora Danilo Bustolon, Davide Martina, Enrico Immaro, Andrea Barale, Dominique, Olavoto e poi anche il nuovo tesserato Pierpaolo Gillante con Dario Arneudo. Nelle femmine c'è stata una bella gara della nostra Amarecce Tecle Venzir, aveva già esordito con la nostra maglia domenica scorsa con un terzo posto, ma lì erano poche. Invece domenica è arrivata settima assoluta e c'era tutto diciamo, il Piemonte, per cui grande gara per questa atleta etiope che corre per noi e vince anche la sua categoria, come pure ha vinto la sua categoria Tiziana Semeraro. Bene ancora anche Damiana Olivero e Giulia De Maria. Per i cadetti un ottimo secondo posto di Davide Galliano, mentre nei rilievi avevamo Giliberto Casella e Marco Tomatis, poi un buon piazzamento anche per Silvano Giordanengo, Alessandro Lerda, Davide Renda e Pietro Mandrile nei ragazzi e Luca Cavallo e Paolo Viada negli junior, per cui una domenica piena di gare. Beppe, io ti ringrazio per essere stato con noi anche questa settimana. Come sempre, ti do appuntamento alla prossima. A presto, grazie. Grazie a tutti voi e a risentirci.